Questi tempi sono un grande punto interrogativo. Com'è possibile che su un'isoletta sperduta, esattamente al centro del Mediterraneo, 6.000 anni fa si è sviluppata una civiltà così sofisticata e così importante da creare strutture come queste? Non è una questione semplice costruire templi di questo tipo con la tecnologia del tempo. Guardiamo bene come sono fatti. Ci sono dei blocchi enormi, questi per cui chiamiamo queste mura megalitiche, che sono incastrati con altri. Qui non è che sono stati messi a caso. Ci ha voluto un pensiero, un'idea, un progetto prima per realizzare queste mura e i templi. Dunque, se vogliamo provare a ricostruire questo processo, dobbiamo pensare che questi uomini hanno scelto dove ubicare il sito, e questo pure è un problema perché non sono vicini a sorgenti di acqua, sono soltanto vicini a campi coltivati dell'epoca, sono allineati con alcuni elementi astrali, ma andremo anche a vederli nel dettaglio, e poi bisogna spianare il sito dove si costruirà. Questo è solo il primo punto, possono farlo tutti, poi bisogna cercare una cava per cavare questi blocchi, magari infilando dei cunei di legno bagnati dentro le fratture per poter far espandere il legno, tirare via i blocchi, trasportarli fino qui, scegliere quali mettere alla base, quelli grossi e più chiari, che sono fatti di un calcare diverso da quelli che invece sono stati poi utilizzati per riempire i buchi più piccoli. Sono i blocchi più piccoli, quelli che vediamo più in alto, un calcare più leggero, meno compatto, meno resistente. Insomma, quello che poi ci vuole è, dopo averli trasportati fino qua, e bisogna vedere come hanno fatto, alzarli fino al punto in cui debbono essere messi e poi infine coprire il tempio, magari con delle coperture di legno oppure di pietra, come poteva essere in questo caso, e infine decorarli. Dunque, sostanzialmente, è un lavoro di ideazione e di progettazione di qualche cosa che ancora non esiste, che è tutto quanto nella nostra mente. Qui possiamo cominciare a disegnare una vera differenza fra gli scimpanzé umani e gli scimpanzé invece animali non umani. E come si fa a fare in modo che però tante persone vengano impiegate in un lavoro come questo? Qui si calcolano fino a 15.000 persone al giorno che lavorassero allo stesso tempio e dunque alla stessa opera. Chi li ha convinti a stare insieme qui e a lavorare per un progetto così lontano, così distante, addirittura la realizzazione di un progetto astratto? Possiamo domandarci se questa è veramente la differenza in realtà fra gli scimpanzé umani e le altre scimmie, cioè che gli umani sono in grado di credere a qualche cosa che non esiste. E anzi, molti umani possono stare insieme solo se credono a qualche cosa che magari non esiste o che è astratta e che qualcuno invece ci ha indicato di credere. È un problema di fiducia e gli uomini questa fiducia la possono riporre, però perché ci sia bisogna che chi impone queste costruzioni, il re, il potente, abbia un'autorità che non sia discutibile. Se è un uomo come me, io la metto in discussione, ma se invece è un dio, non posso certo discuterne il precetto, lo debbo soltanto eseguire. Ecco, forse il punto è proprio questo. Quando nascono, le religioni danno un'autorità assoluta e indiscutibile a qualcuno che parla in nome del Dio. Qui allora la differenza è chiara. Tutti partecipano a un progetto comune, tutta l'isola, tutto l'arcipelago è figlio di questo progetto in quel preciso momento. Poi succede qualche cosa di diverso. Questa civiltà, anche così straordinaria, a un certo punto finisce e collassa. Perché? Ma questo però lo vediamo dopo. Adesso è il momento di partire nella nostra ricostruzione del grande balzo in avanti, da quando gli uomini non erano sapiens, non erano nemmeno scimmie, antropomorfe, erano qualche cosa di diverso. 25 milioni di anni fa, un antenato comune a noi e a tutte quante le altre scimmie. Lì iniziano le differenze. Sulla costa del Mediterraneo, in quella che oggi è la Spagna, in una foresta tropicale viveva una creatura dalle abilità eccezionali. Il Pierolapithecus. È un nostro antenato. Vive sugli alberi e si nutre principalmente di frutta. Questo è un giovane maschio. Ha lasciato la sua famiglia da diversi giorni. Ogni gruppo ha il suo territorio e gli intrusi vengono accolti raramente. Una giovane donna e il suo piccolo. Le madri sono particolarmente diffidenti, difficili da approcciare. Là c'è una femmina più anziana, molto più semplice da avvicinare. Poi un grande maschio,
Ovviamente si tratta di un maschio alfa. Il primo tentativo del giovane maschio si rivela un fallimento, ma il suo stato d'animo provoca una reazione inaspettata. I nostri antenati possiedono una qualità che, fino a poco tempo fa, ritenevamo nuova e sconosciuta negli altri viventi. L'empatia. Perché ha bisogno di essere adottato da estranei? Ciò è dovuto alla struttura sociale dei pierolapiteci, dove i maschi sono costretti ad andarsene alla ricerca di nuove esperienze. Le femmine difendono il giovane maschio dal maschio alfa. Il loro numero le rende più forti, quindi il maschio alfa cede. Tra i pierolapitechi sono le donne ad avere il potere. Per distendere l'atmosfera hanno inventato un nuovo comportamento nella conversazione: la risata. I pierolapitechi vivono in un'era d'oro per gli ominidi, ma questa prosperità non può durare. L'Africa è in rotta di collisione con l'Europa. L'attività tettonica distruggerà presto il loro habitat. Il giovane maschio rimane al di fuori del gruppo. È molto cauto. Il maschio alfa è ancora pericoloso e per essere adottato ha bisogno del suo consenso. Forse non è il migliore nella costruzione dei nidi, ma viene da un gruppo che sa come cacciare piccoli insetti gustosi con una tecnica spettacolare che la femmina dall'occhio dorato non ha mai visto. Utilizza un bastone per catturare le termiti e non c'è nulla di più buono. Si tratta di un'invenzione fondamentale. Il bastone è il primo strumento, un'estensione della mano che permette di eseguire un nuovo compito, una scoperta che sarà preziosissima per noi. La storia di questo nostro antenato racconta la diffusione della conoscenza. Il giovane parte con la conoscenza del proprio gruppo e la trasmette ad un altro. Ma il clima del pianeta sta cambiando drasticamente. Le foreste umide d'Europa stanno scomparendo. Tagliato via dalle acque dell'Atlantico, il Mediterraneo si prosciuga e diventa un mare morto. I pierolapitechi attraversano il Mediterraneo prosciugato verso l'Africa, dove la foresta si sta diffondendo sulle ampie pianure verdi dell'attuale Sahara. Lasciamo per il momento questo che è un vero e proprio film, basato però, vale la pena ricordarlo, su ricerche scientifiche, e torniamo a Malta. Sapiens comunicavano fra loro, ma non eravamo ancora arrivati a quel linguaggio evoluto, duttile e così potente che ha contraddistinto i Sapiens nel resto della loro storia. Vedremo ora siamo tornati a Malta, non più a Gozo, sempre all'arcipelago maltese, per vedere gli altri temi di quest'isola. Qui siamo a Jar Im, uno dei meglio conservati, dei più significativi per il discorso che vogliamo fare noi. Intanto dobbiamo anche pensare a com'era quell'isola quando questi templi sono stati costruiti e innalzati. 23 complessi megalitici monumentali, forse 30 o 40 templi di circa 6.000 anni fa, più antichi delle piramidi. Questo ci colpisce moltissimo, per la verità. Forse era un'isola sacrario, però in questo caso avremmo